Vorrei fare una spiegazione del perché molti sono stati chiamati da Gesù e ben pochi sono gli eletti, ossia coloro che si presentano con l'abito idoneo al banchetto cui Dio chiama. Ecco il motivo fondamentale. Tutti i movimenti di fede che esistono oggi sono tutti orientati ad un tentativo di volere salvare questo mondo. Voi tutti direte, ma certo, è la cosa importante, fondamentale, salvare questo mondo. Io vi rispondo chiaramente che non si può salvare questo mondo. Questo mondo è quello che è scritto nella Sacra Bibbia. È la presenza dei figli di Dio, del popolo di Dio, sotto il dominio ferreo di un faraone, che toglie la libertà al popolo di Dio. Il popolo di Dio non ha la libertà. Questa è la condizione umana oggi. Per cui tutti quei movimenti orientati dal bene, e il massimo di questi è il pensiero del mio figlio Gesù, tutti questi movimenti che violentando quello che Gesù aveva imposto come il sale della terra, ossia l'estremo sacrificio, sembrano orientati ad un mondo in cui non esista il sacrificio, stanno sovvertendo proprio quello che Gesù voleva si volesse in questo mondo. Si volesse, perché in questo mondo non si può che accettare la parte che il faraone ha deciso per tutti. Il faraone è come il Manzoni che nel suo disegno fissa le parti ad ogni personaggio. Ciascun personaggio non può che essere in quella apparente libertà che il Manzoni gli ha concesso, gli ha donato, in una storia decisa tutta dal Manzoni. Ora, se nei personaggi del Manzoni entra un attore e in scena quella parte, è nella condizione in cui è oggi in questo mondo. Sta interpretando una parte dominata tutta dal faraone, che l'ha scritta da Dio. Dio ha scritto tutte le parti dinamiche della storia, ma non ha deciso il pensiero dell'uomo nel suo libero arbitrio di gradire o non gradire, idealizzare come buona una cosa o l'altra. L'uomo deve essere intento alla costruzione del suo abito adatto al banchetto che ci sarà, ma non ora. Ci sarà quando esisterà la reale possibilità di andare oltre il proprio personaggio, scegliendone un altro. La libertà che ti è stata impedita, quella fondamentale oggi in questo mondo, sì, dal tuo faraone, da Dio, è quella di poter essere un altro e non te stesso. Hai forse deciso tu di essere te stesso? Ma questo te stesso che sembra libero secondo un disegno di libertà fatto da un creatore.
E la Bibbia te lo dice, uno solo è il creatore. Gli altri sono attori che inscenano quella parte per renderla visibile, affinché ogni attore, vedendo sul palcoscenico di questa vita le varie parti di questa divina commedia, si riscontri con la parte assegnata a lui e quella assegnata agli altri, e si riempia di appetiti, di desideri insoddisfatti, di quella molla dell'interesse personale che è poi fondamentale quando si raggiunge finalmente la libertà di poter essere un altro e non te stesso, potendo avere anche le gioie che avresti voluto per te stesso e che invece sono state assegnate in questa prima messa in scena, costretta e immutabile, a un altro. Di conseguenza, tutti i movimenti che, ispirandosi a Gesù Cristo, che aveva detto chiaro: non cade foglia che Dio non voglia, Dio sa tutto, è Lui che vi fa completamente. E no, voi credete di poter fare il mondo e di poter fare i creatori della vostra vita. Se su questo tentativo voi mettete il vostro cuore, il vostro interesse, la vostra passione, la vostra attenzione per salvare questo mondo, voi non salvate un fico secco. Perché? Perché in questo mondo non si può ottenere nulla, null'altro che interpretare la parte che ti è stata assegnata e che non si può cambiare. Di conseguenza, ciascuno di noi ha la convenienza ad assumere intenzioni eroiche e non da infingardo e non da persona semplicemente giusta. La convenienza, perché se anche io mi metto nello spirito di voler essere eroe, non riuscirò a cambiare quella che è la parte che Dio ha assegnato a me. Anche volendolo, non potrò, ma mi accenderò proprio di quello interesse se, volendolo, sono costretto all'inattività e mi accendo di quell'interesse se è un interesse vero. Perché quando nel nostro mondo una pianticella, un filo d'erba viene falciato, si rinforza la sua vita, le sue radici diventano più gagliarde. Se invece il prato è lasciato a se stesso, certo fa la sua vita e poi secca e si inaridisce e muore. Bisogna che ci sia la falce per poter stimolare la vita. Bisogna che ci sia un agnello che vada tra un lupo, in mezzo a un lupo, a farsi mangiare, perché? Perché spinto da questo intento di un bene così grande, disposto a sacrificio personale, ecco, quella pena che poi subisce gli sembrerà così ingiusta che accende dentro di sé, dentro di lui, un desiderio eterno di ricompensa. Perché se io vengo con il mio amore da te che mi odi e tu seguiti a odiarmi, a me sembrerà ingiusto. Mi attaccherò a tutto quello che è possibile e immaginabile per dire: ma no, ho ragione io a volerti bene, hai torto tu a volermi male. E in questa sofferenza c'è la crescita del mio abito interiore che si fortifica per il bene. Ma se invece il mio
spirito ora si dedica a creare ambienti di serenità, di tranquillità, di riposo, rifuggendo soprattutto lo scopo di andare tra i lupi a farsi divorare, perché sarà prefigurato invece un mondo di benessere tra persone che si rispettano tutte e tra le quali rimanere. Se rimarranno pochi facinorosi nel mondo, beh, insomma, si tratterà di tenerli in sott'ordine, ma sarà importante che tutti si amino nelle comunità. Ma se Dio avesse voluto questo, non avrebbe creato tutta la guerra, tutta la sofferenza, tutto il male che esiste nel mondo. Essi hanno una fine grandiosa di essere vinti tutti, ma non ora. Ora sono necessari in questa storia. Non possono essere tolti via da questa storia. Perché se non ci fossero, tutto il mondo futuro sarebbe animato da mediocri. E Dio vuole eroi in questo mondo. Ma sono pochi, veramente pochi, quelli che, lasciati veramente liberi nel loro spirito di orientarsi sul vero messaggio fatto da Gesù, quello di orientare sempre l'ideale alla croce. L'ideale non deve essere in questo mondo il benessere, in questo mondo obbligato che non si può mutare, e quindi è inutile cercare di creare il bene in questo mondo che è una finzione, è una pura promozione, è un puro esempio che Dio ti dà. Se tu sai che vai a giocare alle macchinette e vedi una esemplificazione del gioco, e questa vita qui è una esemplificazione della vita eterna, fatta proprio perché tu possa capire e scegliere poi cosa volere, se tu, mentre stai assistendo a questo promo, a questo esempio di videogioco, ti accanisci per modificare quel gioco, sei assurdo. E così sono assurdi tutti coloro che cercano di mutare oggi questo gioco anziché capirlo per quello che vale. Devono volere essere tutti eroi. Questo deve essere l'abito che Gesù Cristo vuole. Perché se voi accettate solo quel mondo del bene in cui tutti si amano e ricambiano il loro amore, ma cosa c'è di cristiano, veramente cristiano? Anche coloro che non lo sono fanno così. Anche le brave persone fanno così. No, Dio vuole eroi. E questo mondo può essere vissuto da chi si voglia creare l'abito di un eroe senza nemmeno il rischio di patirne le conseguenze, perché questo mondo non si cambia. Di conseguenza, io vi dico, osate, osate. Molti muovono a Gesù Cristo delle colpe di questo tipo. Se tutti facessero come ci dice lui, ma chi si occuperebbe di questo, di questo, di questo, di questo, di questo? Come se l'uomo fosse condizionato a quello che l'uomo vuole, come se la vita attiva dipendesse dalla volontà dell'uomo. Questa è la trave che esiste negli occhi di tutti. Credere che il futuro sia una conseguenza di quanto c'è prima nel passato. Ed è un gravissimo errore logico, perché non è per nulla così. Infatti, questo mondo reale è la contrapposizione, andando verso il futuro, di un mondo ideale come un progetto che viene dal futuro.